Questa pietra è chiamata la pietra del mistico perché induce a stati percettivi di coscienza di tipo trascendente. È una pietra che può essere adatta per quelle persone che cercano un contatto con il trascendente, che cercano la loro spiritualità interiore. Quindi è una pietra che può stimolare anche a delle visioni, delle vere e proprie visioni sciamaniche. Secondo la filosofia degli antichi druidi, la realtà manifesta un aspetto non solo visibile, ma anche immateriale, che viene chiamato Shan, una realtà più vera, di cui tutti noi facciamo parte. E questa pietra, che tra l'altro è associata alla pietra, alla gemma dell'opale, può rappresentare proprio questo tipo di contatto, contatto con il mistico, contatto con la realtà che noi non vediamo. Ci sono anche degli esercizi per approfondire questo aspetto, per approfondire questo invito che la natura ci fa tramite queste pietre. Uno di questi esercizi consiste nel appoggiarsi con la schiena verso la pietra, rivolti verso il centro del cerchio, tenere le mani sulla pietra e poi lasciare lo sguardo aperto, cioè gli occhi aperti, con lo sguardo che si sfoca naturalmente verso il cielo, e aspettare in maniera passiva, in maniera da testimoni di quello che sta accadendo, senza pensieri, senza seguire i pensieri e senza farsi aspettative, rimanere in quella posizione per circa 5-10 minuti e vedere se si produce una sorta di visione, una sorta di, come potremmo dire, di visualizzazione. Questo è un modo. La pietra è anche utile per mantenersi in forma, ha delle proprietà che possono essere indirizzate a mantenersi in forma, mantenersi giovani, può essere anche considerata la pietra della giovinezza, e quindi è anche a dimagrire, smaltire il grasso superfluo.